È davvero difficile uscire dall'atmosfera di quest'album. Io che sono nato con Yellow Submarine, sono cresciuto con i film e la musica psichedelica, devo dire che ho ritrovato qualcuna di quelle atmosfere d'epoca in queste meravigliose pagine a colori. Ecco, non avrei mai creduto di dover pubblicare un giorno un text psichedelico talmente au en couleur, come dicono i francesi, cioè pieno di colori eccezionali e di grafica stupefacente. D'altronde stiamo parlando di Enrique Breccia, uno dei grandi maestri del fumetto internazionale, figlio di un altrettanto grande padre, però Breccia ha dimostrato, Enrique ha dimostrato di essere anche un maestro del colore, anche se voi avete ammirato il suo splendido bianco e nero nel Texon di qualche anno fa. Ebbene, è stata secondo me una scelta azzeccata, quella di offrirgli la possibilità di disegnare questo cartonato in cui, come vedete, Tex incontra il suo alter ego, l'uomo della morte, creato da Gianluigi Bonelli molti anni fa per spaventare i nemici dei Narcos. Ebbene, questa volta, come si vede dalla copertina, Deadman, cioè l'uomo della morte, incontrerà un nemico altrettanto pericoloso e magico, sia Snakeman, un potente sciamano che vuole sterminare l'intera popolazione di Narcos. Bene, anche Tex sembra che faccia una brutta fine in questa storia. In effetti si parla qui di gente che torna e va avanti e indietro al mondo della morte, ma che allo stesso tempo riesce a vivere in questa dimensione mitologica delle leggende indiane dei fumetti, grazie all'arte magistrale di Enrique Breccia. Io spero che questo text insolito e rutilante vi colpisca abbastanza, almeno quando ha colpito me. E ora scusate, in questo disordine creativo che vedete qui intorno, riprendo a leggere e ad ammirare queste splendide pagine.